Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi Versilia. In primo piano c'è il carnevale, una vigilia per il carnevale di Viareggio dell'ultimo corso, segnata dall'incubo maltempo. Le piogge previste per la giornata di sabato non frenano comunque il corso. La fondazione conferma la sfilata mascherata, anche ospiti e sorprese. Eventualmente le decisioni verranno prese soltanto sabato mattina, bollettini meteo alla mano. Sentiamo dunque che cosa è previsto per il gran finale del carnevale di quest'anno? Dita incrociate e sguardo fisso verso il cielo nelle prossime ore, sperando che il meteo conceda una tregua per far chiudere degnamente il carnevale di Viareggio 2018. Le previsioni dei principali portali per sabato indicano pioggia debole da mezzogiorno e forte dalle 19. I carri usciranno dunque più tardi del previsto, non alle 12 ma alle 14. Alle 17 colpo di cannone per un corso che probabilmente sarà molto veloce, per arrivare al più presto ai Verdetti, alla Maina Bandiera e allo spettacolo piromusicale della ditta Morsani di Rieti. Per il gran finale non mancheranno tuttavia super ospiti e sorprese. Prima della sfilata, alle 14.30, il felice ritorno di una vecchia tradizione. Viareggina, il corteo di maschere e bande musicali lungo tutta via Mazzini con la banda e gli sbandieratori ufficiali e il gruppo mascherato ospite della Valle del Gran San Bernardo. Alle 15 la consegna del premio Ondina d'Oro a Vladimir Luxuria per le battaglie condotte a favore della causa LGTB. Alle 16 il concerto in piazza Mazzini di Iva Zanicchi, che canterà, oltre ai suoi successi sanremesi, l'inno del carnevale come un coriandolo, insieme a Valentina Lottini. Poi il via al corso mascherato di chiusura, intitolato alla Onlus Olimpiadi del Cuore di Paolo Brosio, che sarà presente. A Viareggio arriveranno inoltre i delegati dei carnevali di Fano, Acireale e Malta. Il quinto corso mascherato sarà trasmesso in diretta televisiva su Noi TV a partire dalle 17. Dunque resta solo l'incognita pioggia. Per la tarda mattinata è previsto il consueto summit in fondazione per confermare o meno il programma, bollettini meteo alla mano. In ogni caso, il pareggio di bilancio già raggiunto col martedì grasso alleggerirà il peso della decisione. Già cancellata invece la cerimonia di premiazione, che si doveva svolgere domenica in Cittadella, spostata a domenica 11 marzo, dopo le elezioni. Torneremo tra poco a parlare di carnevale e delle altre manifestazioni collaterali. Adesso però voltiamo pagina. C'è la pagina del lavoro, vertice in Regione Toscana a Firenze tra l'amministrazione regionale e i sindacati sul caso Azimut Benetti presso l'unità di crisi, i trasferimenti dei dipendenti da Viareggio a Livorno e le ipotesi di cessione, considerata ormai prossima, sono stati i temi messi sul tavolo dalla FIOM CGL e dagli altri sindacati. Un incontro importante, ha detto Nicola Riva della FIOM Versilia. La Regione entro i prossimi giorni convocherà l'azienda per fare luce sulle prospettive industriali dei siti toscani. Purtroppo abbiamo dovuto registrare, sottolinea la FIOM, l'assenza anche stavolta dell'amministrazione comunale di Viareggio. Riteniamo molto discutibile il modello produttivo intrapreso da Azimut Benetti, continua CGL, per quanto riguarda le ricadute occupazionali e gli sviluppi societari, compresa appunto l'ipotesi di cessione che pare ormai vicina, una possibilità ben nota anche negli ambienti istituzionali, quindi ha risuonato l'allarme. È presente anche la delegazione con gli altri sindacati, FIM, CISL, WILM, WIL Area Toscana e ovviamente Gianfranco Simoncini, consigliere delegato al lavoro dal governatore Rossi. Per la Regione, ha dichiarato, è fondamentale che questa importante realtà produttiva, Azimut Benetti, possa continuare nella sua crescita, confermando però la sua presenza sul nostro territorio, così ha detto Simoncini nell'incontro in Regione con i sindacati. Adesso invece parliamo di agevolazioni per le famiglie più bisognose, un vero e proprio boom di richieste per avere sconti sulla bolletta dell'acqua. I numeri sono stati presentati da Gaia. Nel territorio di competenza Viareggio è la terza città in classifica. Sentiamo. Agevolazioni tariffarie sul servizio idrico per le famiglie numerose o in base al reddito ISEE sono quelle che i cittadini di una cinquantina di comuni delle province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia hanno chiesto al gestore Gaia durante lo scorso anno o potranno richiedere per il 2018. Per la precisione, 16.800 gli utenti che nel 2017 hanno ottenuto sconti sulla bolletta dell'acqua presentando domanda di agevolazione a Gaia, risparmiando fino a oltre il 50% sul totale della bolletta. Tutte le domande presentate dagli utenti in possesso dei requisiti sono state accolte dal gestore. Nel dettaglio, 11.436
1.285 in più rispetto al 2016, sono le domande ricevute e accettate per l'agevolazione in base al reddito ISEE e 5.124 sono le richieste presentate per ottenere l'articolazione tariffaria riservata alle famiglie numerose. Nel 2017 la direzione di Gaia ha prolungato la validità dell'agevolazione per le famiglie numerose portandola a 5 anni anziché 1. Nel 2017 sono stati 56.000 gli SMS inviati dal gestore ai nuclei familiari su tutto il territorio dove opera l'azienda dell'acqua, con l'obiettivo di informare circa l'esistenza delle agevolazioni per le famiglie numerose. Almeno 5.000 invece i contatti tra mail, SMS inviati agli utenti per ricordare la necessità di rinnovare l'agevolazione ISEE esistente. In testa alla classifica dei comuni che nel 2017 hanno fatto pervenire più domande di agevolazione ci sono Massa e Carrara. Da Massa sono arrivate 3.338 domande, 3.019 da Carrara. A seguire c'è Viareggio con 2.546 richieste, Camaiore con 1.396, Massarosa 1.055 e Pietrasanta 987. A Massarosa sono stati depositati gli atti necessari ai consiglieri comunali per l'approvazione del bilancio di previsione 2018. C'è già l'ok da parte della dirigente del collegio dei sindaci revisori. Il tutto 30 giorni in anticipo sulla tabella di marcia, sottolinea l'amministrazione. Il sindaco afferma sostanziale mantenimento dei servizi, invarianza e diminuzione, seppur minima, della pressione tributaria e mantenimento dei servizi a domanda individuale come mense, trasporti e nidi. È prevista anche una forte lotta all'evasione, confermando l'incrocio di banche dati e l'alienazione di alcuni beni immobili con dei bandi pubblici. Sentiremo poi i dettagli nei prossimi giorni. Ieri vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi la visita dei ministri del Partito Democratico e di Matteo Renzi a Sant'Anna di Stazzema. Oggi c'è il duro affondo da parte di Massimo Mallegni, candidato al Senato per Forza Italia. Quella del Partito Democratico è stata una sfilata elettorale, afferma oggi in una nota. È andato a Stazzema Renzi con i candidati per farsi un selfie davanti al monumento ossario di Sant'Anna, simbolo del dolore e della furia cieca. È stata una parata imbarazzante, così commenta l'ex sindaco di Pietrasanta. E adesso invece torniamo a parlare di carnevale, come avevamo detto in apertura. Del resto il tema è in primo piano in questi ultimi giorni della manifestazione. Giovedì sera un teatro a Politeama tutto esaurito per l'unica serata evento della canzonetta della Burla Mac 81 e compagnia Versiglia in Bocca, un grande show anche del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, che è stato preso di mira e che a sorpresa è stato un po' anche lui la star della serata. Vediamo com'è andata. Risate a non finire e tanta solidarietà alla canzonetta in un teatro Politeama stracolmo di pubblico per la serata evento organizzata da Lions Club Viareggio e Versilia Ost, con lo spettacolo Senza Rivali della compagnia Burla Mac 81 e della Versilia in Bocca. Uno show esilarante che ha ripercorso i fasti della tradizione vernacolare viareggina insieme a numerosi sketch inediti della ciurma irriverente di Claudio Morganti. Immancabile in apertura la gag dedicata al sindaco di Viareggio, lucchese Giorgio Del Ghingaro, impersonato ancora una volta dal nostro Massimo Mazzolini, ovviamente in bermuda. Non si può entrare, ha capito? Quindi per favore, quella è la porta, fuori! Ma me lo poteva dire subito allora? No, me lo potevo dire perché mi volevo levare la soddisfazione di buttare fuori il sindaco dal locale, ha capito? Il primo a divertirsi è stato proprio il sindaco Del Ghingaro, seduto in prima fila, che ha spiazzato tutti con un omaggio a sorpresa alla compagnia viareggina, una specialità tutta lucchese. Devoto al Bucella, mi sono sentito il dovere di portarmi, diciamo, un piccolo presente. È un dolce tipico viareggino che, come dire, io te lo regalo, guarda, veramente con affetto, sì, e simpatia. Anche perché mi si era rotta la cosa del bagno. No, ti lascio, lascio anche la borsina perché ce n'è anche un altro. No, costa un euro, non c'è il tesimo. No, ma preciso che siccome sono dell'altro mese l'ho pagato la metà. Un successo straordinario per la canzonetta, sostenuta quest'anno dai Lions, che devolveranno l'incasso a due realtà sociali del territorio. Quest'anno tutto va a beneficenza.
e la parte di Versiglia in Bocca va a fare della beneficenza a Pietrasanta, la parte dell'Ions fa beneficenza su Viareggio, diamo tutta la nostra parte dell'incasso all'associazione Semplicemente Genitori, che si sta dando molto da fare per approntare dei metodi terapeutici nuovi per l'autismo. E sempre giovedì sera, ultimo atto di eliminatorie per Canzonissima di Carnevale, che adesso va dritta alla finale prevista questo lunedì sera, appuntamenti che saranno trasmessi, come sapete, su Noi TV. Vediamo. Completato giovedì sera il lotto delle 13 canzoni che lunedì al Caffè Liberty di Viareggio si contenderanno il terzo titolo di Canzonissima di Carnevale. Nell'ultimo round del girone a squadre, i Roccabilli di Umberto Cinquini hanno salutato Maschereide, cantata dalle giovanissime Martina Pinto e Miriam Annannucci, sconfitta per un soffio al ballottaggio da Ma me la dai la maschera, cantata da Massimiliano Farnocchia, in forza ai Savoiardi di Alessandro Santini. La canzone, scritta da Gianluca Domenici, raggiunge quindi in finale le altre già selezionate, Canzoni e maschere, Che grande idea, Della Fia, Magica Viareggio, Nicchio Viareggino, Polvere di sole, Quando la poesia si fa realtà, Sapore di carnevale, Sole amore, Spiaggia d'or, Tobino 1924 e Viareggio amore mio. 7 i componenti, la giuria tecnica che insieme al pubblico hanno contribuito agli ultimi decisivi verdetti. Alla presidenza l'attore Andrea Buscemi e il musicista Andrea Tofanelli, poi il giornalista Lorenzo Poliselli, Angelica Domenici, vincitrice di Canzonissima 2017, Tiziano Nicoletti, avvocato e conoscitore di carnevale, Massimo D'Alessandro, musicista, e Martina Benedetti, attrice. Durante il fatidico scrutinio, grandi emozioni in platea con gli special guest Valentina Lottini, i vincitori di Canzonissima 2017 che hanno riproposto come d'incanto, Gianluca Domenici e la sua Io, il cavallo e la girl, oltre al video di Meraviglioso con i testi di Renzo Piracini e voce di Daniele Biagini. Non sono mancate simpatiche gag sul palco fra i capitani in sfida e i colleghi opinionisti che hanno messo a dura prova i due conduttori Mattia Di Vivona e Federica Michetti. Ora è scattato il countdown per la finalissima, che si annuncia ricca di sorprese. Appuntamento al Caffè Liberty di Viareggio, ingresso gratuito, lunedì 19 febbraio a partire dalle 21.15. La serata, come tutte le altre, verrà riproposta da Noi TV, televisione ufficiale di Canzonissima di Carnevale. E ancora il carnevale in questo weekend, alle prese nel resto della Versilia con la minaccia della pioggia. Forte dei Marmi, la festa del carnevale Forte Bambino, musica maestro, è stata annullata, era prevista per domenica 18 alle 15 in piazza Garibaldi, rinviata alla stessa ora di domenica 25 febbraio proprio a causa della pioggia che è stata annunciata. Secondo corso del carnevale Pietrasantino, sempre domenica, al momento confermato, ma che soltanto alle 10 del mattino capirà il comune che cosa fare. Intanto sentiamo qual è il programma della manifestazione. Tutti con il naso all'insù a scrutare il cielo. Le previsioni di domenica 18 febbraio, secondo corso del carnevale Pietrasantino, non sono le più rosee. C'è solo da sperare in un miglioramento dell'ultima ora. Alle ore 10 di domenica sarà presa la decisione se fare corso o rinviare tutto al gran finale di domenica 25 febbraio. In tal caso la giuria interverrebbe anche nell'imminenza del verdetto. Intanto vanno avanti i preparativi per il secondo appuntamento di domenica. La sfilata nel classico circuito cittadino andrà in scena dalle 15 alle 17.30. Al corso di domenica 18 sarà più che mai presente la giuria tecnica, coordinata dal presidente Alessandro Alessandrini. 3 giurati per i carri e 3 per le mascherate, tutti provenienti da San Giovanni Valdarno, città che ospita per tradizione il carnevale sangiovannese, per molti aspetti simile a quello di Pietrasanta. Intanto spopolano sul web le immagini delle mascherate di gruppo delle 12 contrade pubblicate sul sito sprocco.it, che già hanno raccolto più di 9.000 visualizzazioni. Video di cui vediamo un'anteprima, che saranno tutti trasmessi a rotazione nei palinsesti di Noi TV Versilia in attesa della chiusura del carnevale Pietrasantino. Nel caso salti per pioggia il corso di domenica 18, scenario tutt'altro che remoto, i giurati saranno presenti al corso di domenica 25 febbraio, con conteggio al photo finish per decretare vincitori del premio Frido Graziani per il miglior carro e per la migliore mascherata. Andiamo adesso a Seravezza per mostrarvi questa anteprima di Seravezza Fotografia, 15ª edizione, con le immagini più belle della mostra fotografica dedicata a Uliano Lucas, che sarà in esposizione fino all'8 di aprile. Vediamo.
200 immagini in bianco e nero per ripercorrere 50 anni di carriera di Uliano Lucas. Al grande fotoreporter freelance milanese è dedicata la mostra Clou di Seravezza Fotografia, 15ª edizione della rassegna culturale, in programma da oggi a fine maggio. Le sale di Palazzo Mediceo fino all'8 aprile ospitano La vita e nient'altro, un'eccezionale antologica curata da Tatiana Agliani, che documenta e celebra il mezzo secolo della straordinaria carriera di Lucas, interprete di un fotogiornalismo che si fa strumento di impegno civile e insieme professione indipendente. Scenari di povertà, di natura, guerra, periferie urbane occidentali fanno da sfondo ai grandi temi storici e sociali del Novecento, catturati con precisione e calore. È una selezione durissima rispetto a migliaia e migliaia di miei reportage, di scatti, e praticamente si tende in questa mostra un filo conduttore sugli interessi miei nel corso dei decenni, che vanno praticamente da reporter freelance a interessarsi sul problema psichiatrico, sulle carceri, sul problema delle adozioni, sugli anziani, come le guerre nell'Africa o la questione palestinese o a un certo momento il Portogallo all'ora di Salazar. Però si parte dalla mia formazione giovanile di ragazzino con gli artisti a Milano di fianco all'Accademia di Belle Arti e i miei primi approcci praticamente verso un hinterland, quello milanese, dove praticamente per un giovane fotografo c'era tanto da raccontare e da fotografare. La mostra di Uliano Lucas sarà visitabile fino all'8 aprile. Seravezza Fotografia proporrà anche altri due eventi culturali e chiuderà i battenti il 27 maggio. È scomparsa all'età di 81 anni Liliana Aveni, moglie dell'ex allenatore del Milan Cesena e reggiana Giuseppe Pippo Marchioro. Viveva in una villa in località delle Silerchie, nel comune di Camaiore. La donna, sola in casa, il 7 febbraio del 2008 subì una rapina. I banditi portarono via una discreta somma. Il 21 agosto del 2013 ricorderete un'altra rapina violenta che subirono insieme al marito. Tre banditi di sera li rapinarono dopo averli aggrediti, legati e chiusi in uno sgabuzzino. Portarono via oggetti d'argento. Nel 2016 la mente della banda fu arrestata dai carabinieri, altri due complici denunciati si erano trasferiti da Milano a Camaiore circa 20 anni fa, i coniugi Marchioro. I funerali a cura di Matteo Ratti per conto della Misericordia di Camaiore sono fissati per sabato alle 15 nella chiesa della Badia a Camaiore. Ed è lutto anche a Forte dei Marmi per la scomparsa di Giampaolo Lucchesi, padre del consigliere comunale Massimo Lucchesi. Cordoglio viene espresso dall'amministrazione comunale e dal sindaco Bruno Murzi. I funerali che si terranno in Duomo a Pietrasanta sabato alle 15:30. È tutto per la cronaca, tra poco torniamo di nuovo insieme con la pagina sportiva. A tra pochissimo. Ed eccoci di nuovo insieme con la pagina sportiva. Hockey su pista in primo piano, un sabato sera europeo per le due versiliesi. Sentiamo gli impegni del CGC e del Forte dei Marmi in Eurolega nel servizio. Il centro giovani calciatori ospita al Pala Barzacchi alle 22 sabato sera nell'ultima giornata di carnevale il Reus per l'Eurolega e per la squadra di Alessandro Bertolucci è l'opportunità del riscatto dopo il momento negativo in campionato in cui la squadra è incampata nella terza sconfitta consecutiva. Riuscire a superare questo turno sarebbe senza dubbio un risultato storico. All'andata fu 4-4 con il centro giovani che avrebbe meritato sicuramente qualcosa di più. Quella di sabato potrebbe essere quindi l'occasione giusta per chiudere la brutta parentesi e tornare a giocare come il centro giovani ha fatto fino a poche settimane fa. Nonostante le precarie condizioni fisiche di alcuni elementi, inutile dire che la società non è soddisfatta di questi risultati negativi. L'Hockey Forte ricerca sempre per l'Eurolega contro il Barcellona per la quinta giornata di ritorno dopo la sconfitta di 5-0 in campionato fra le mura amiche con il Follonica, un riscatto. Non sarà certo una gara facile per il valore degli avversari, è in atto la prevendita presso i soliti punti con il prezzo anche alla cassa di 20 euro interi e 15 ridotto. In palio c'è l'accesso ai quarti di finale, ma indipendentemente dagli acciacchi fisici di qualche giocatore occorre cercare certamente un forte diverso di quello che ha perso con il Follonica martedì sera e che ha creato un po' di malumore in tutto l'ambiente rossoblu.
Lasciamo l'hockey adesso, il calcio, il punto della Serie D alla vigilia di questa nuova giornata di campionato, occhi puntati soprattutto sul Real Forte Querceta che riceve la capolista sanremese, vediamo. Il Viareggio ha raggiunto i punti della salvezza, può d'ora in avanti giocare più libero di mente ed è probabile, come si aspetta mister Bresciani, che possa tornare anche il bel gioco. Domenica Scandicci sono indisponibili gli squalificati Pedruzzi e Vanni e Lamioni infortunato, mentre per Marinai, reduce da un lungo infortunio, potrebbe esserci la possibilità di giocare uno spezzone di gara. Dopo la squalifica è disponibile il difensore Lucarelli. Partita clou al Necchi Balloni, dove arriva la capolista Sanremo ospite del Real Forte, privo dello squalificato Remedi, ma è disponibile Biagini. Dopo la sconfitta con il San Donato di domenica scorsa, dopo 14 giornate utili, c'è voglia di riscatto, anche se di fronte c'è la prima della classe. Il Seravezza Pozzi, dopo il colpaccio con la Massese in zona Cesarini, va sul campo della Rignanese per proseguire il momento favorevole e rimanere sempre più agganciata al gruppo, che si giocheranno un posto dei playoff. È una partita sicuramente alla portata dei ragazzi. Il Ghibiborgo è reduce da un momento positivo, mister Venturi recupera Rubechini dopo la squalifica, mentre Di Paola sconta la terza giornata di stop contro l'Argentina. C'è da fare attenzione alla compagine ligure, perché anche se ultima in classifica si è rinforzata per evitare la retrocessione diretta, domenica scorsa è andata a pareggiare 0-0 proprio sul campo della capolista Sanremo. I motori adesso, il rally del Ciocco, la partenza il 23 di marzo, manca poco più di un mese, ci sono tante novità sul piano tecnico e sportivo, confermata la partenza spettacolare dal lungomare di Forte dei Marmi. Sentiamo Guido Casotti. Il 41esimo rally del Ciocco della Valle del Serchio sarà come più di sempre il primo significativo banco di prova delle tante novità regolamentari introdotte da C-Sport, il primo terreno di confronto tra vecchi e nuovi aspiranti al titolo, vinto lo scorso anno da Paolo Andreucci e Anna Andreussi, che saranno regolarmente al via. Rivoluzionati formato, durata e struttura dei rally della massima serie italiana, cambiati punteggi e scomparse gara 1 e gara 2. Un ritorno in buona sostanza ad un rally che dopo lo spettacolare antipasto della speciale show confermata per il rally del Ciocco sul lungomare di Forte dei Marmi, vivrà il giorno seguente un'unica lunga tiratissima giornata di gara, con partenza la mattina molto presto, arrivo in tarda serata, dopo aver disputato tutte d'un fiato altre 14 prove speciali e oltre 150 km cronometrati. La corsa scatterà venerdì 23 marzo con la cerimonia di partenza a Forte dei Marmi alle 17.30, pochi minuti prima del via della speciale numero 1 allestita sul lungomare, 2 km e 250 metri. La partenza alle ore 6.30 di sabato 24 marzo preannuncia quella che sarà una giornata davvero durissima, costellata da ben 14 prove speciali, con 3 passaggi di Massa Sasso Rosso, altri 3 della Careggi nella prova più lunga del rally, 2 di Tereglio e 2 di Renaio, inframmezzate dalle mancabili, spettacolari e divertenti corte Noi TV e il Ciocco, disegnato tutte all'interno della tenuta. Il 41esimo rally del Ciocco e della Valle del Serchio troverà quindi la sua conclusione intorno alle 19.30, sempre di sabato 24 marzo, sotto la storica e splendida Porta Ariostesca di Castelnuovo Garfagnana, cittadina che ospiterà anche il parco assistenza e i riordini della gara. È tutto per la pagina sportiva, tra poco c'è la terza parte del TG Noi Versilia con gli eventuali aggiornamenti. Ben ritrovati, terza parte del nostro telegiornale, non abbiamo aggiornamenti di cronaca, dunque è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata.